Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata della Notte delle Streghe. Il film che vi voglio proporre per questa luna piena è un film del 2012 e si chiama Le Streghe di Salem. Qualcuno di voi sicuramente lo avrà visto, soprattutto se tra di voi c'è qualcuno che ascolta come me la musica metal, perché questo film è stato girato, prodotto e sceneggiato da Rob Zombie, un musicista, cantante e attore statunitense che appunto vive nell'ambito metal. Anche se Rob Zombie non è uno dei miei ascolti quotidiani, è un artista che mi diverte molto, lo seguo anche su Instagram, mi diverte il suo modo di mettere in scena i suoi spettacoli. E tra l'altro una delle canzoni di Rob Zombie per me è stata proprio in parte un'iniziazione alla musica metal, perché è stata una delle prime canzoni che ho iniziato ad ascoltare, che avevo nel mio MP3 e via discorrendo. L'ho scoperto appunto come regista proprio nell'ambito di questo film e non so se questo film è stato nelle sale per qualche tempo, non so neanche se in Italia nelle sale sia uscito, perché di solito quando ci sono film prodotti o che parlano proprio di gruppi musicali o appunto prodotti da musicisti, questi vengono inseriti nelle sale cinematografiche magari per 2 o 3 giorni all'interno della settimana. In ogni caso, quando era uscito Le Streghe di Salem l'avevo visto subito e mi era piaciuto abbastanza. Questo film, ovviamente, come al solito vi faccio il disclaimer, è un film classificato horror thriller, anche se a mio parere di horror c'è veramente poco, se non alcune scene che, data l'impostazione proprio della regia, sono fatte per farti sobbalzare, ovvero tipo comparse all'improvviso di cose, ma al di là di questo diciamo che farete sogni assolutamente tranquilli dopo aver visto questo film. Un film davvero particolare, e appunto se pensiamo che è stato prodotto, diretto e sceneggiato da una sola persona, è stato fatto comunque un gran lavoro. È un film onirico, oserei dire, soprattutto sul suo finale, che rimane molto curioso e rimane un po' psichedelico, un po' fuori dalla realtà e in un certo senso, anche se il finale ci aiuta a comprendere quello che è. Infine succederà, ci lascia comunque un po' in questo stato di trance. Ma andiamo per ordine. Di che cosa parla questo film? Ve lo accennerò soltanto perché poi appunto voi dovete andarlo a vedere e venirmi poi a raccontare se vi è piaciuto o meno. Intanto la protagonista è Heidi Roquette, che è una DJ che lavora. Intanto allora il film è ovviamente ambientato a Salem, in Massachusetts, non riesco a dirlo, è una parola per me impossibile da pronunciare. In ogni caso, appunto, di che cosa parla? C'è la protagonista che è questa Heidi, che fa appunto la rock, scusate, che nome d'arte la rock, che fa la DJ insieme ad altre 2 persone nella radio locale di Salem, dove propongono un po' di tutti i tipi di musica. Si vede appunto all'inizio del film che hanno un ospite all'interno del programma, che è uno scrittore che ha appunto scritto su Le Streghe di Salem, sul passato delle Streghe di Salem. Proprio in quel momento diciamo che a Heidi è arrivato un regalo. Ve la faccio proprio veloce. È arrivato un cofanetto quadrato con uno strano simbolo sopra e dentro un vinile. Uno dei suoi colleghi gli dice che era usanza, mi sembra slava, spedire i vinili confezionati in questo modo nelle scatole di legno, ma comunque non c'è nessuna indicazione su chi le fa questo regalo, tranne che questo vinile è dei signori. Quando lo mettono in onda, Heidi non si sente tanto bene. La musica è un sorta di rumore ripetitivo, non è un vero e proprio audio musicale. E oltre a lei, tantissime donne in ascolto della radio di quella stessa sera vengono catturate da questo suono, come se cadessero in una specie di trance e mollano tutto quello che stanno facendo. Da lì in poi, insomma, ogni volta che questo disco verrà messo in onda, Heidi si sentirà sempre peggio. La cosa caratteristica è che
All'inizio del film si vede nei tempi andati appunto di Salem una congrega appunto a un sabba. Qui le streghe di nuovo sono rappresentate come adoratrici del diavolo. Non è una versione della strega che a me infastidisce più di tanto a livello cinematografico, soprattutto se inserita nella tematica horror. Perché nonostante tutto, nonostante ci sia insomma questo, come dire, cliché della strega malvagia adoratrice di Satana, la presenza del caprone, un po' come abbiamo visto in The Witch, non è forzatamente sintomo dell'adoratore del diavolo. Questo diavolo potrebbe essere rappresentativo di qualsiasi divinità selvaggia dell'epoca. In ogni caso c'è questo circolo di streghe che secondo me è rappresentato assolutamente in modo fantastico, e a capo della congrega c'è una certa Margaret Morgan, che il cui nome verrà fuori poi durante il film, che nel momento in cui è stata bruciata sul rogo insieme alle sue compagne di congrega, cosa che si vedrà anche questa durante il film, come una specie di ricordo, butterà una maledizione su tutti i discendenti dei figli di Salem. Ecco come poi in un certo senso si congiunge tutta la storia. Che altro dirvi per non rovinarvi niente? Appunto, sicuramente Heidi avrà un ruolo principale. Heidi vive da sola con un cane. Le scene che vi potrebbero fare un po' sobbalzare sono quelle appunto in cui compare, tra virgolette, lo spirito di Margaret Morgan che osserva Heidi. Ma in realtà non sarà propriamente la vecchia congrega che tornerà in auge per manovrare Heidi, sarà più qualcuno vicino a lei. Non vi dico altro perché appunto non vorrei rovinarvi il finale. Emblematica e simbolica è la scena verso la fine, quando Heidi verrà condotta in un teatro dove si svolgerà questa sorta di rituale mistico e psichedelico e onirico, dove Heidi ha un maglione a righe bianco e nero e gli ha la faccia pitturata con dei tratti che vogliono riprendere il teschio un po' come fosse un calavera, e il simbolo, lo stesso simbolo che c'era sia sul vinile che sulla scatola del vinile, ma anche sulle streghe durante il sabba all'inizio del film, sulla fronte. Ecco che quello, oltre ad essere la locandina, l'immagine della locandina del film stesso, è diventato proprio un assoluto simbolo del film, che vi porta subito a riconoscerlo, e anche un stupendo vestito per Halloween, secondo me. Cosa dirvi? L'unica cosa è che io adoro moltissimo il personaggio di Heidi, ma non tanto quanto per il personaggio in sé. Mi piace perché è una figa, assomiglia tantissimo ad Anastasia, ma in una versione più rock alternativa. Intanto ha questi dread lunghissimi biondi, porta gli occhiali, è quello che mi ricorda molto Anastasia, ha un fisico secondo me stupendo, e poi ovviamente il personaggio di Heidi è in realtà interpretato dalla moglie di Rob Zombie, da Sherry Moon, che dopo il matrimonio con Rob Zombie è diventata Sherry Moon Zombie, ed è insomma fantastica. Non credo che Sherry abbia fatto altri film, anche se è appunto considerata una modella e un'attrice. Nulla. Cos'altro dirvi? Il finale è un po' particolare, appunto, la parte che si svolgerà in questo teatro è davvero molto onirica, e comparirà anche Rob Zombie, che se non sbaglio compare anche all'inizio del film con una specie di videoclip che passa in radio. E appunto alla fine comparirà lui un po' in versione diciamo demoniaca, che poi è molto spesso anche la stessa versione che lui adotta sul palco, ma il film avrà una spiegazione finale, perché sui titoli di coda comparirà una notizia del telegiornale che vi dirà esattamente che cosa è successo, e ovviamente sarà successo qualcosa di abbastanza tragico. In ogni caso, se l'avete visto,
e sono sicura che qualcuno di voi l'ha visto. Se lo andrete a vedere, ricordatevi di venire a lasciarmi un commento dopo, perché tanti di voi no, non tornano, mi dicono: "Ah, io non l'ho mai visto", però poi non tornano. E quindi io vi lascio alla visione delle streghe di Salem, lo trovate in HD, lo trovate assolutamente ovunque, e io vi saluto e ci vediamo la prossima puntata della Notte delle Streghe. Ciao! Salve, lei è il nuovo vicino? La maledizione dice che le streghe torneranno per possedere l'anima delle donne di Salem e l'eletta partorirà colui che erediterà la terra, il figlio di Satana. Benvenuta.